Buongiorno amici ed amiche, oggi è il 19 di settembre 2020, una bella giornata di un sabato e sono le ore 12:08. Abbiamo colto l'occasione, io, Domenico Farina e Gianni Carimpur, per fare una chiacchierata quando si interrompe la metatrader, che si blocca. Caso vuole che questa mattina Gianni, in effetti, ha detto: Domenico, facciamo una registrazione in modo che rimane fisso un webinar, una spiegazione di come sbloccare la piattaforma. Quindi l'argomento è come riattivare la piattaforma, quindi l'MT4 o MT5, quanto si blocca. Adesso io chiedo a Gianni, io interrompo la condivisione, di condividere il suo schermo. Gianni, condividi il tuo Ecco, schermo, per favore. eccomi qua. Eccoci qua. Ok, in questo momento Gianni ha condiviso il proprio schermo. Addirittura questa piattaforma non fa vedere proprio lo schermo intero, perché noi dovremmo avere sul lato destro della piattaforma, qui se sono alla larga, ci saranno sicuramente degli istogrammi di colore rosso e dove ci sarà scritto questa frase. No connessione, no connessione, assenza di connessione, che adesso manco questo noi riusciamo a vedere. Innanzitutto questa spiegazione, devo ringraziare l'amico Gianfranco Costante perché era capitato proprio a me, lui me l'ha spiegato e io ne faccio tesoro e condivido con tutti quanti voi. Allora, il primo passo che bisogna fare, si va con il mouse direttamente nell'angolo a sinistra dove sta andando adesso Gianni, si clicca, ok, e si va a cercare la piattaforma. La piattaforma è ActiveTrade. Allora dico a Gianni se la può pescare. ActiveTrade, ok, sul menu a tendina lì andiamo a prendere, clicca, ok, adesso è la MT4, Sì. clicca, ok. Una volta fatto questo, vediamo un po' che cosa appare sullo schermo. Niente. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo un attimo, se no poi riproviamo di nuovo, riproviamo di nuovo. Allora, riprova di nuovo. Allora, quindi vai sulla piattaforma. Ok, ecco, cliccaci sopra. No, 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 adesso tu ci sei già andato. Vai su adesso su Meta Editor. Meta Editor, sì. Vediamo un po'. Ecco, sta girando. Perfetto, quindi si è aperto. Adesso devi andare in alto a sinistra, vai su File. Una volta che sei andato su File, vai, apri cartella dati. Ok. Adesso che hai aperto cartella dati, vai su Template, Template, ok, ci clicchi sopra. Adesso devi cercare il template default. Qui ci dovrebbe essere il default. Eccolo là, ci clicchi sopra. No, abbiamo sbagliato passaggio. Ho sbagliato, bisogna andare, torno indietro. Ho sbagliato perché devi andare in profili, prima nei profili e poi dopo. Chiedo scusa. Ok, anziché template, prima profili, poi dopo profili, default. Adesso default. Ecco qua, cliccaci. Ok, adesso no, devi togliere chart 1, 2, 3, 4, le elimini. Cancella. Ok, cancella anche questa. Cancella Una è questa, anche la una è numero 3. questa. Cancelli anche la numero 4. Ok. Adesso in effetti chiudi la piattaforma. La chiudi. Chiudi proprio che la togli. Ok. Adesso riaprila di nuovo. Vediamo cosa accade. Quindi come quando hai fatto prima e non si apriva. Quindi riapro la piattaforma di nuovo. Sì. Vediamo se si riesce ad aprire.
Vediamo un po' se ci riusciamo. Ancora non riesce, mi sa. E abbi un po' di pazienza. Chiudere la chiusa, quindi adesso si deve riaprire. Non so perché non lo apre. L'altra volta ha funzionato bene. Vabbè, no, tranquillo, tranquillo. Adesso vediamo un attimo, insomma. Allora, spegni un attimo il PC e lo riaccendi. Vediamo un po' se questo... Si è aperto, si è aperta? Sì. Ingrandisci? Però strano, perché in effetti sta un'altra volta nella condizione di prima. Quindi dobbiamo ripetere il... Questa è sempre la MT4, non è la Sì, MT5. MT4, MT4. Allora, ripetiamo di nuovo il passaggio. Ecco, sta un attimo girando, vediamo un po'. Però non dovrebbe essere così, perché dovrebbe essere pulito. Allora, vedi che in effetti rallenta, gira, 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 ma non si apre. E riproviamo di nuovo, abbi pazienza. Quindi vai qui, vai sulla... tua MetaTrader, quindi così vediamo ActiTrade, clicca adesso Meta Editor, ok, adesso qui bisogna andare nel file, qui apri cartella dati. Adesso qui prima avevo sbagliato a darti delle informazioni. Adesso devi andare su vai file, apri cartella dati e poi profili, profili. Default, su default Default. e cancelliamo un altro volta questi grafici. Elimina. 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 Perché poi magari non può essere non il profilo default, sarà qualche altro profilo, magari questo qua non te lo trovi su default. Fatto questo, Abbiamo detto. l'ha eliminato. Adesso chiudi tutto e aspetta un attimo, vediamo un po', che sennò poi dobbiamo andare su altri profili, no? Il default su altri se non si apre. Però aspetta, perché te in effetti hai tentato un sacco di volte di aprirla. E quella la MT4. MT4 queste e queste 5. Allora. Ecco. Provo un'altra volta. Chiudi un attimo il PC e riapri di nuovo, poi dopo andiamo a provare altre cose. Spegni il PC, no, spegnilo proprio, e poi lo riaccendi. Adesso sì. Allora. Quando lo riaccendi, proviamo di nuovo. Adesso rimetto per il momento di nuovo la mia slide, nel frattempo che tu mi dici quanto sei pronto. Sta richiedendo un po' più di tempo rispetto a quello che si prevedeva, perché se non parte con il template default, bisogna andare a cercare gli altri template, che magari saranno gli altri che bloccano la piattaforma. Sotto un certo punto di vista è un bene, perché faremo una prova, diciamo così, un poco più complessa. Si è aperto il PC o sei ancora, diciamo così, indietro con l'apertura?
Ma sei anche uscito da Zoom? Ah sì, giustamente, perché in effetti ti ho chiesto di spegnere il PC, quindi devi rientrare su Zoom. Ecco qua, sei rientrato, quindi il PC si è acceso. Adesso io interrompo la mia condivisione e metti il tuo PC. Condividi lo schermo, Gianni. Sì, eccoci Ok, qua. vediamo. Hai avviato la condivisione. Ok. Adesso prova ad aprire di nuovo la MetaTrader. Allora. Perché se proprio non ti funziona proprio, la devi disinstallare e installare nuovamente, però poi perdi tutti i Sì. template. Io poi il consiglio che do è di crearsi una cartella prendendola direttamente dalla piattaforma. Questa era una cosa che bisognava fare prima, in modo che uno ha tutti i template già impostati e predisposti, in modo che poi vediamo un po' sul nuovo conto non dà proprio segni di vita. Oh. Niente, niente, bisogna solo disinstallare tutto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Non dà proprio segni di vita. No. Comunque non perdi niente, mo ti dico io dove rimane Ok, noi siamo, allora scusa Gianluca, noi stiamo registrando, quindi se ci può dare anche un contributo è ben accetto, perché abbiamo fatto tutti i passaggi per cercare, perché la sua piattaforma si è bloccata. devi fare Se c'è questo. qualcosa di meglio ce lo dici, ok? No, Ecco, si è aperto, grazie. aspetta un attimo, aspetta un attimo. Però non funziona lo stesso. Allora, sentiamo adesso il contributo di Gianluca. Vai Gianluca. Tutti i materiali, indicatori, template, script e quant'altro rimangono ovviamente nel PC avendoli memorizzato lì, ma in questa directory qui. Allora, chiudi un po' il grafico. Non si chiude. Allora, fai Ctrl-Alt-Canc. Ecco qua, chiudi il programma. Adesso Chiudi il programma. mi devo solo ricordare dove sta. Allora, vai sotto computer, dove ce l'hai la cosa del computer? L'icona. Quale impostazioni? Computer, allora guarda l'icona sul se ce l'hai sul desktop, per imposto coso. Ah. Ecco qua, questo PC, lo vedi questo PC sotto? Giù, giù, giù. Ecco qua. Ok, apri. Ok, fammi ricordare dove le cartelle le visualizzano un po' in dettaglio, così le vedo. Quale desktop? No, aspetta. Documenti? Aspetta un attimo, che ci ricerco sul mio così. Ma c'è disco locale, una memoria piena sul disco locale. Poi diventa una pulizia pure quella, però la roba rimane tutta in memoria, fammi ricordare dove. Rimane tutto dentro, di tutte le cartelle utilizzate, di tutte le metadate che ha utilizzato. Ora devo solo ricordarmi dove. Allora, questo PC. Allora, devi andare sul C, disco locale C. Sì. Utenti. Utenti. Tu app data non ce l'hai, come mai? Adesso. Allora, c'è il nome tuo su uno degli utenti? Abbiamo No. visto in due cartelle? No? Vai sull'altra? No, poi mi sembrava questa app data. No. Buongiorno. E si vede che te le mette da un'altra parte, ti rimango indietro. Allora, utenti, programmi, aspetta che ingrandisco che vedo poco.
Strano, perché io ce l'ho qua dentro, sotto utenti, la cartella utenti. Vabbè, può andare direttamente sui programmi per 86, che sono quelli della piattaforma. Vai un attimo qui. Indicatori, Domenico. Indicatori non rimangono, gli indicatori, template, tutto il resto rimangono su una cartella denominata MetaQuotes, dove stanno tutte le MT4 e MT5 che lui ha scaricato. Però Programmi per 86. Aiutiamolo adesso a fare il passaggio successivo, se no rimaniamo indietro. Ok, perfetto. Allora, devi andare sulla MetaTrader Active 13, ce l'hai sopra? Questa? fammi ritrovare questa Sì. Ok, allora qui devi andare su, abbiamo detto, MQL4. sui profili. No, lì è su. Avevamo detto di andare direttamente sui profili. Vai sui profili. Profiles. Sì. Tesoro. Allora, ecco, noi dobbiamo provare questi qua, British, gli altri sono così. Vai su Default. Ok, stanno ancora qua le cartelle. Elimina. 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 Le avevamo eliminate, ma non le ha eliminate. Elimina. 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 Questo qua elimina. Elimina. Questo qua elimina. Ok, adesso chiudi. Ok, adesso che hai chiuso, prova ad aprirla. Se fa così, di solito è corrotta, va disinstallata. Quindi hai un problema ancora più grave, in effetti, nel senso che Installare del tutto. sì, la devi disinstallare e devi, diciamo così, ricaricarla di nuovo. Quindi devi toglierla e rimetterla di nuovo. La roba la trovi sotto la cartella MetaQuotes, dovresti avere tu, che sta dentro il PC. Perché vedi, fai un'altra volta Meta Editor. Non ci dovrebbe essere più. Vai qua, vediamo un po' se ti apre un'altra volta. Apri cartella dati, file. No, no, lì, lì, file. File, Apri cartella dati. E cartella dati, andiamo sui profili. profili, Default. default, Non ancora ci ci sono. sono. Vabbè, fai una cosa, togliela quella, togliela. Ma adesso facciamo un passaggio più complesso. Se la devi togliere, elimina. Facciamo anche le altre. Elimina. 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 Poi torna indietro, torna indietro. Ok, vai adesso British Pound. Oh, ma che è successo? Vai su British Pound, su British, sopra, British, Ah. okay, apri. Allora, togli chart 3 e chart 2, ne lasciamo una sola. Ah, chart 3, 2, elimino. Sì, togliamo il peso di queste qua, lasciamone una sola. Adesso vai indietro. Adesso vai su Euro. Chart 1 e chart 2 le togli. Ah, 1 e 2. Sì, la rendiamo un attimo più leggera. Ok, adesso torna indietro. Adesso market overview. Anche qua togli 1, 2 e 3, ne lasci una sola. Vediamo un po' se facendo così si sistema. Non ne sono certo, però ci proviamo. Vai indietro. Adesso vai sul franco svizzero, togli chart 1, chart 2, insomma. Non so perché c'hai Swiss quote nella cartella di ActiTrade, probabilmente ti sei aperto. Forse questo lo La elimino. utilizzi Swiss quote? No, no. E togliela proprio la cartella. Ok, adesso chiudi tutto. Chiudo tutto.
Chiudo pure la piatta, chiudo pure questo. Non ce la fa. Bisogna disinstallarla del tutto. Non apre proprio. Niente da fare. No. Allora, devi proprio eliminare e installare la nuova. Quindi noi adesso la registrazione non la mandiamo avanti, non salviamo nulla perché non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Magari, No. voglio dire, potremmo anche mantenerla e magari successivamente. Dopo che tu, cioè, se ci vuoi provare, la disattivi e la riattivi, completiamo la registrazione anche con questo passaggio. Ci vogliamo Vabbè, provare? devo eliminare del tutto, non è inutile, perché poi diventa una registrazione di un'ora per una cosa di 10 minuti, e quindi bisogna fare un'altra volta da capo la registrazione. Vabbè, si è aperto però, Oh, si è aperto, che è però successo? Però non stranamente. funziona, vedi? Si è bloccata di nuovo. Aspettiamo un po', aspettiamo un po', aspettiamo. Guarda, può essere anche ingappato in una giornata in cui l'ActiTrade sta facendo la manutenzione, quindi. No, no, metterete il 5 funziona. Solo Ah, quando fa così, purtroppo è disinstallare. bisogna disinstallare. Vabbè, disinstalla e riinstalla, dai, pure questo è un tipo di lezione per vedere un attimo come funziona, no? Insomma, non ci siamo riusciti, però i primi passaggi, voglio dire, sono risultati validi, perlomeno per me, e vedo anche per te, vedi un attimo. No, de devi andare qui, esatto, la devi togliere. Però poi dopo devi fare anche un po' di pulizia del PC, perché c'è troppa roba. Ecco, toglila. La disinstalli. Ecco, sono scritte elimina tutto quello che c'era nei contenuti, non li ha eliminati, quindi può darsi che ti mantiene tutti i contenuti. No, non me la mantiene. Non lo Se la so, mo vediamo. mantiene. Mo vediamo, vediamo. Adesso riinstalla di nuovo, c'hai quello col setup, non ce l'hai il setup qui sul PC, non te lo conservi il setup. C'è l'icona lì, ActiTrade. Scarica. Ok. Dove è andato a finire? Quindi per chi sta guardando adesso il video, abbiamo fatto dei tentativi perché la piattaforma dell'amico Gianni era bloccata. I tentativi più No, no, elementari sono quelli di ormai bisogna buttare via quella. andare sul desktop, aprire, diciamo così, cartella dati. Insomma, se andate a ritroso con il video vedete tutti i vari passaggi. Adesso facciamo un attimo di pulizia qua, avevo obliterato qualcosa che non era il caso di vedere. Okay.
Non apre lo stesso, che cavolo. Secondo me non c'è spazio sul tuo PC perché ho visto il disco C tutto rosso, capito? Mi sa per questo. Allora, vai su C Clear, vai su C Clear, qui. No, ce l'hai qua, ce l'hai sul desktop. Ce l'hai sul desktop, qui. Dov'è il ciclo? Ce l'hai qua. Ah, si è aperto, vediamo un po'. Ma No, ripristina quella di prima. questa è quella di prima. Dovevo disinstallare tutto. Non va bene così. Non... Fai un C attimo su Clear, clear. per favore. Ho fatto il disegno qui, ti ho messo la È matita. disponibile Ok. nuova versione. No, scrivi no, scrivi no, scrivi no, scrivi no, è inutile. Vai, no, metti no. Vai avanti. Attenzione, c'è avanti. Migliora la sicurezza del tuo PC avanti. Mantieni privacy del tuo PC avanti. Ottieni più spazio sul disco avanti. Ti viene da sotto per pulire Gianni, dove sta la scopetta? Vedi in alto a sinistra? In Dov'è? alto a sinistra, guarda, ci sta la scopetta, vedi? No, bravo, lì che clicca. Ok, chiudi sta cosa qua. Bravo, Chiudi. fai analizza, analyze sotto a sinistra. Analizza. Sì, vai. Avvia pulizia. Sì. No, c'è una poca roba. Adesso vai sul registro. Chiudo qua. No, vai sul registro direttamente. Qui sulla sinistra c'è il registro qua. Adesso lì, ecco lì, clicca registro. Ok. Fai problemi qui. No, qui sotto, cioè trovi i problemi. Ah, trovo problemi. Sì. Ce ne sono tanti di problemi qua. Accidenti. Ripara i problemi. Fai no, fai no. Ok, quindi ripara. Ripara i selezionati. Ok, chiudi. Ok, adesso chiudi pure Clear. Chiudo tutto. Sì, chiudi questa finestra. Prova adesso su MetaTrader, se non ci riusciamo, io non... No. c'è qualcosa nel tuo PC. No, non riesce. Vabbè. Vengo sulla cartella C un attimo, Gianni. Questo PC, quello di prima. Sì? No, no, quello PC. Ok, clicca col destro lì, sul rosso, dove vedi rosso. Proprietà. Ok, fa un po' pulizia disco. Scendi un po' giù, vedi sopra programmi scaricati, fa un po' la freccetta, scendi giù. Ah, ma 70 giga di roba da buttare. Allora, clicca su tutto. No, 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 in a sinistra. Clicco su tutto, No, in tutto. alto a sinistra. Allora, flegga tutto quello che vedi, i quadratini bianchi? Flegga Ah. tutto. Vai, vai, prosegui. Vai, adesso fai... No, lì no, no, lì no. No, no, no. No, fai un po', ok? Per pulire. Ti toglie 70 giga, c'è cioè il disco rigido praticamente intasato. Elimina. Elimina, elimina. Elimina. Sì, vai. Fai Eh.
Lascia farlo finire, eh? Mo ci vuole 70 giga e tanta roba, eh? Ti libera un po' lo spazio del disco rigido, ce l'hai Lo qua. devi un po' frammentare e mettere altre parti su un disco virtuale per non appesantire qua. L'hai pieno. Sì. Fai finire la pulizia, vedi solo. Senti, creagli un'altra unità virtuale come disco, in modo che lo frammenta. Del disco. Devo mettere un disco esterno. No, vabbè, in questo caso non è necessario, fai una cosa diversa. Clicca un attimo sopra, clicco Emanato qua lì ancora. La destro, proprietà sempre. pulizia disco. Ok. Mentre la puoi stai ancora pulendo, aspetta per finire la pulizia. Vedi sotto c'hai ancora la scopetta che gira? No, No. lì, più di imposta finestra. Quindi pure quell'altra sopra, questa qui. Chiudo. Fammi vedere se la pulizia è finita. Se quando non è finita non puoi No, fare. non è sta pulito, non vedo nessuna scopetta che sta pulito. Sotto, guarda sotto la fine del PC, sotto, in fondo. No, no, no. La vedo io. In fondo, vedi vicino a zoom, l'icona di zoom. Oh, quella lì, cliccaci, ecco, apria. Ancora non l'hai rimossi, fai l'eliminazione file. Ecco, falla finire. Aspetta, fate finire. Mo, cioè il rosso si è tolto. Ah, ah. È diventata azzurra, qualcosa è migliorato. Sì. Migliorata. Clicca lì col destro. Qua. Lì, proprietà, clicca col destro, proprietà. Ok, poi un po' su strumenti. Strumenti. Ok, fai qua, controlla. Ok, fai analizza unità. Quando ho messo quell'indicatore di Fabio, quello me l'ha bloccato, non lo so, in quel Ma io infatti l'ho coincidenza. tolto. Chiudi, chiudi. Sì, Chiudo. infatti. La versione nuova. Fai ottimizza pure. Ottimizza. Quella della frammentazione. Ok, fai ottimizza. Ottimizza. Domenico? Dimmi, Domenico? Marco. Allora, la versione nuova dell'indicatore di D'Ambrosio, perché mi ha fatto lo stesso scherzo anche a me. Praticamente non intasa più la piattaforma, quello di prima la intasava. Quello Ma questo vola, eh? Questo non si blocca più niente. non si blocca ed è abbastanza valido. Ah, allora ecco perché allora mi si è bloccato, cavolo. Ho avuto lo stesso problema io. Sì. A posto, chiudi. Chiudo. Sì, chiudi. No, aspetta, vai qua sul generale. Sul generale. Generale. Allora, qua dovresti fare pure comprimi unità per risparmiare spazio sul disco, però non può farlo, però ci vuole un sacco di tempo. Come comprimo? Comprimi, metti il flag su comprimi unità per risparmiare spazio sul disco e fai ok. E questo qua lascia sta? Fai ok adesso. Fai solo all'unità C, applica cambiamenti solo all'unità C e fai ok. Come ti serve un disco esterno, te lo pigli 60-70 euro, 4 Ma tera. ce l'ho disco esterno. Allora a posto, no? La roba, poi ripulisci il PC, anche perché c'hai pochi giga qua su sto PC. Ah, ah, ah. La metti lì che non ti serve e lasci. E tutto quella roba passo di là, sì. Adesso collego disco esterno. Vogliamo vedere se si apre? Cos'è iconizzo?
Sì, vediamo un po' se si apre adesso. Adesso a Ok. posto. Quindi apre più grande, quindi non era un problema tanto, diciamo così, della piattaforma, ma era proprio un discorso del disco. Quindi la registrazione che abbiamo fatto, diciamo così, la possiamo ritenere valida per coloro i quali hanno spazio sul PC, però può capitare che la piattaforma si blocca, come dicevo prima io, in effetti può capitare che qui ci sono queste barre qua di colore rosso, no connessione, fare il primo passaggio. Poi Gianni ha avuto dei problemi maggiori e quindi con l'aiuto anche dell'amico Gianluca di San Benedetto si è provveduto a sistemarlo in questa maniera perché era un problema dovuto proprio. Adesso diciamo così, proviamo perché è strano, ha aperto tutti i grafici già preimpostati. Io non vorrei fare danni, però vorrei in sostanza fare lo stesso il passaggio riepilogando la fine del webinar in modo che gli si trovi nella prima fase si trovi. Quindi quando si trovano le barre di colore rosso si va nel desktop del PC, se lo fai vedere un attimo, però poi non lo facciamo per evitare di creare complicazioni. Oggi i mercati sono chiusi, quindi non si vede il movimento della piattaforma. Quindi si va qui, clicca un attimo, poi si cerca la piattaforma. L'amico l'ha trovata in MetaTrader Active, si clicca lì, poi dopo si va su Meta Editor, poi dopo Meta Editor si va su File in alto a sinistra, nella bottoniera, ok, si clicca lì e si va su Apri cartella dati. Dopo aver aperto cartella dati, in effetti si va sui... qui in sostanza si va sui profili e si va a vedere direttamente il default e si eliminano le varie cartelle. Non lo fare, tanto poi le avreste rimesse. Tanto queste qua Però io viene il suggerimento che ti do, visto che la eliminato. piattaforma è aperta, visto che poi ti capita che si blocca, chiudo adesso questo passaggio, tanto abbiamo visto che si elimina le chart, dopo si chiude la piattaforma, eccetera, eccetera. Quindi io ti suggerisco di tenere aperto un solo grafico, visto che è pesante. Quindi c'hai cioè il PC, diciamo così, con la memoria molto occupata. La MetaTrader è tutta sta roba, quindi utilizza, magari qua sopra ci metti una bottoniera, all'occorrenza apri un grafico sul mercato di interesse e chiudi il precedente, Io in come genere non ce l'ho più di 2 o 3, non è che faccio aiuto. Lo tutto, so, non però... riempio Già la tutto. seconda volta che ti capita il blocco, stavolta il blocco è stato un po' più pesante. Ce l'hai la bottoniera, ce la vuoi mettere? Ce l'ho. Prova a metterla così dopo vediamo un attimo se ti appare in mercato senza problemi. Quindi metti la bottoniera. Bottoniera, e dove sta bottoniera? Come si chiama bottoniera? Vedo che qua non è la mia, insomma, ci avrai la tua No, ce l'ho particolare. proprio Se la tua pure. E dici... come scendi più giù, nome? scendi più giù, scendi più giù, no, no, non mi ricordo bene, ma scendi più giù, vediamo un po', che dovrei andare a vedere. Che bottoniera, ma è bottoniera quella lì? No, ma non è quella lì, scendi ancora più giù. Ah, non è quella mai bottoniera? No, ma non puoi seguire, quella li chiamava il caffè Sì, busto da fuori. quello è Domenico. È questa? Prova, Sì. non lo so se è questa. Ok, fai ok. Ok, ce l'hai. Ecco. Adesso togli questa parte sinistra degli indicatori in modo che si allarghi il grafico. Ok, adesso apri un grafico qualsiasi. Ecco, E questo lo hai vuoi aperto, andare? ok, perfetto. Quindi c'è tutti i mercati. In modo... Adesso questo qua te lo devi salvare perché sennò dopo la bottoniera la perdi. Quindi formato, salva formato, chiamalo base questo qua. Poi dopo da lì parte tutto. Insomma, chiamalo base e finisce così. Insomma, ok.
Allora, chiudiamo qui la registrazione. Grazie. Siamo per gli inconvenienti, ma è servito per poter comunque cercare di risolvere il problema. Il problema, diciamo così, è stato risolto. Mm-hmm. E quindi adesso io devo chiudere la registrazione. Allora, per chiudere la registrazione, eccola qua. Interrompo. Grazie di tutti. Qui. Interrompo la registrazione. Io saluto i partecipanti e coloro che vedranno questa registrazione. Buon proseguimento di sabato e buona domenica.